Benvenuti su Viral News. Nel video di oggi vi sveleremo cosa è tragicamente successo ai due genitori della piccola bambina che solamente qualche giorno fa è stata privata della vita. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Gloria Lugato, estetista, e suo marito Sirio, genitori di Agnese, sono stati ricoverati all'ospedale dell'Angelo di Mestre, sconvolti dalla tragedia avvenuta il 18 luglio. La piccola Agnese è deceduta dopo essere rimasta chiusa in auto per diverse ore con una temperatura esterna di 38 gradi, che ha reso l'abitacolo una trappola mortale. La macchina era parcheggiata presso il cancello della Lodes, azienda di illuminotecnica, dove le ambulanze e i carabinieri sono intervenuti immediatamente. I sanitari del SUEM di Mestre, allertati tempestivamente, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della bambina, nonostante i tentativi di manovre cardiopolmonari. Gloria e Sirio, distrutti dal dolore, hanno dichiarato «siamo devastati» e hanno comunicato alla loro figlia maggiore che Agnese era diventata un angelo. La famiglia ha chiesto rispetto e silenzio in questo momento delicato, in cui stanno affrontando un lutto contro natura, considerato inconcepibile che un figlio muoia prima dei genitori. La tragedia ha avuto un forte impatto sulla comunità locale di Zerman, una frazione di Mogliano, lasciando tutti sgomenti e senza parole. Gli sforzi delle autorità e dei soccorritori sono stati inutili contro il destino crudele che ha portato via la piccola Agnese in una delle giornate più calde dell'anno. La notizia ha scosso profondamente non solo la famiglia, ma anche i conoscenti e i vicini che conoscevano e volevano bene alla piccola Agnese. In queste ore di profondo dolore, i genitori stanno cercando di trovare la forza per affrontare una perdita così grande e innaturale, cercando conforto e sostegno nelle persone a loro vicine. E tu cosa pensi di questa tragedia? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.